Solitamente non è mia abitudine leggere novità editoriali non appena escono in libreria, però stavolta su consiglio di un'amica ho letto uno di questi romanzi appena usciti e devo dire che è stata una bellissima sorpresa. Quindi oggi vi parlerò di un romanzo che state vedendo molto spesso in giro, di cui sentite, avrete sicuramente già visto o letto qualche commento. E che sicuramente avrete visto in qualche storia di Instagram, perché so che è stato mandato, se non ancora recensito, a qualche famosa book blogger. Sto parlando di Le assaggiatrici di Rosella Postorino, uscito da pochissimo per Feltrinelli, e che per me è stata una bellissima sorpresa. Devo dire che, come vi dicevo, ho iniziato a leggere questo libro su consiglio di un'amica e perché dopo il video collaborazione sul giorno della memoria mi era finalmente tornato il coraggio, oltre che la voglia, di leggere qualcosa riguardante la Seconda Guerra Mondiale. Argomento che mi fa molto, veramente molto soffrire e per cui in determinati periodi della mia vita da cui preferisco tenermi alla larga perché interiorizzo moltissimo ciò che sto leggendo e è molto duro affrontare pagine del genere. Quindi sono partita con questa lettura non avendo tantissime aspettative, perché vi devo dire la verità, temevo che poi si sarebbe rivelata una lettura così da 3 stelline. Le 3 stelline per me sono sempre quelle che non hanno, per i libri che non hanno, non sono belli, ma non sono nemmeno brutti. Sono i libri che poi alla fine io dimentico più velocemente. Beh, devo dire che non è stato così perché questo romanzo è un fantastico page turner, uno di quei libri di cui si leggono tantissime pagine senza quasi accorgersene e in un soffio di vento si arriva all'ultima pagina. E devo dire che questo libro ha sempre mantenuto altissime le aspettative, che poi piano piano era andata formandomi nella mia testa, e nonostante temessi ogni tanto che ci facesse capolino qua e là una parte romance che mi avrebbe magari deluso, ecco, non è mai stato così. E fino all'ultimo mantiene altissimo ciò che promette, ciò che promette mantiene. E io mi auguro che non solo verrà candidato, ma anche che verrà premiata qualche premio letterario perché se lo meriterebbe proprio. La storia di cui racconta è la storia di Rosa, una impiegata berlinese che nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, dopo che Berlino veniva costantemente bombardata, scappa nelle campagne tedesche. E si rifugia presso la casa di campagna degli suoceri, perché in quel periodo è rimasta completamente sola e il marito sta combattendo sul fronte russo. Per tutta una serie di coincidenze, il paesino di campagna nel quale vivono gli suoceri di Rosa è a ridosso della Wolfschanze, ovvero la tana del lupo, la serie di bunker nei quali si rifugiava Hitler nell'ultimo periodo della Seconda Guerra Mondiale. Questa tana del lupo erano una serie di bunker immersi nella foresta, situati in Prussia, mi sembra Prussia orientale, a ridosso col confine russo, che oggi geograficamente si trovano in Polonia. Qui Rosa non ha molte scelte. Un giorno viene prelevata da un ufficiale delle SS e viene portata in una ex scuola che in quel momento è adibita a mensa per diventare un'assaggiatrice dei pasti del Führer insieme ad altre donne. Altre donne che alcune sono consenzienti e molto esaltate e credono molto nell'ideologia nazista, ma per la maggior parte, ed è così anche per Rosa, è una scelta quasi obbligata. Queste donne vengono prelevate 3 volte al giorno, colazione, pranzo e cena, per assaggiare i pasti e per fare in modo che se il cibo che loro mangiano sia adulterato o avvelenato, possano morire prima di Hitler.
Ovviamente questo le pone in una situazione molto delicata perché, ad esempio, Rosa, proviene da una famiglia che non è mai stata nazista, ma, questo suo lavoro la fa diventare una complice dei nazisti, ma senza possibilità di scegliere. Quindi, se da un lato lei si sente una complice, dall'altro si sente anche molto in colpa perché questo lavoro innanzitutto la nutre, perché i pasti che lei mangia sono prelibatezze che durante la guerra probabilmente nessuno oltre a lei e alle donne che compiono lo stesso lavoro potevano mangiare. Quindi non solo la fa sopravvivere in un periodo storico difficilissimo, ma le frutta anche un piccolo stipendio tramite il quale i suoi familiari possono sopravvivere. E così avviene anche per le altre assaggiatrici. Allora, questo romanzo è bellissimo perché, come vi dicevo, mantiene sempre altissime le aspettative che crea. E si riflette molto sulla colpa, sulle scelte che uno deve fare in periodi storici così delicati come quello che viene raccontato all'interno del romanzo. E ci dice che molto spesso non c'è scelta per le persone che vivono questi periodi storici. Devono compiere determinati passi anche contro la loro volontà per sopravvivere. È così non solo per le assaggiatrici, ma anche per i gerarchi e gli appartenenti alle SS che tengono sotto scacco le donne. Emblematica è la figura del comandante che comanda appunto sulle altre SS, verso il quale io ho sempre sentito. Verso di lui provo sentimenti contrastanti perché è legato a Rosa in un modo in cui per tutta la lettura io non sono mai riuscita a venire a patti. Nonostante questo lo vedo come una vittima delle circostanze perché è stato declassato a questo lavoro dopo essere stato nei campi di sterminio e dopo non essere riuscito a venire a patti con quello che gli stava accadendo. Oltre a questa tematica dell'impossibilità di scegliere e quindi diventare complice colpevoli di un regime nonostante non lo si appoggi, mi ha fatto molto riflettere anche su come in determinati periodi storici le persone siano talmente coinvolte e così dentro agli eventi da non rendersi conto di quello che sta avvenendo. Questo senso di estraniamento ai fatti che stanno accadendo, ad esempio, nei campi di concentramento, mi è venuto dalle parole di una donna, di una facoltosa donna, una delle più in vista del paese, che parla dei gerarchi nazisti e di Hitler come di icone che lei ammira totalmente, non sapendo in realtà qual era il loro vero piano e quanto male stessero facendo alle persone e in generale alla storia. Questo romanzo poi ha un grandissimo pregio, perché mi ha fatto molto riflettere su una domanda che io sento spesso porre, ovvero perché noi lettori leggiamo? Allora, io leggo perché mi piace viaggiare nello spazio, nel tempo, con la mente, per conoscere cose che ancora io non conoscevo. E questo romanzo, oltre appunto tutti i vari pregi di cui io vi ho già parlato, ha il grandissimo pregio di avermi fatto riflettere su che cosa io sapessi del Führer, al di là dell'aura di icona totalmente negativa e di personaggio tra i più malvagi della storia. Io sinceramente, al di là di quello che ho sempre sentito dire, non sapevo niente di lui, non so niente di lui. Quanti anni avesse, dove vivesse, come si svolgessero le sue giornate e la sua quotidianità. Ecco, questo romanzo dal punto di vista della protagonista Rosa mi ha dato innanzitutto uno scorcio sul modo in cui il Führer viveva nell'ultimo periodo della guerra e mi ha spinto anche ad andare a cercare informazioni su questa Wolfschanze, su questo complesso di bunker e su come si svolgeva la vita in questi bunker. E questo, secondo me, è un altro grande pregio del romanzo.
Un romanzo che vi dicevo è veramente stupendo ed è stupendo anche nella sua conclusione, perché il finale lo sappiamo benissimo, se non è ben articolato può essere un punto molto debole della narrazione. E invece anche in questo caso la Postorino proprio c'entra il punto, perché è come se chiudesse il cerchio. Io veramente ho amato questo romanzo dalla prima all'ultima pagina. Romanzo che non vi ho detto, ma è stato ispirato da una figura storica di cui l'autrice ha letto per caso su uno stralcio di giornale e ce lo racconta, racconta questa vicenda in poche righe nella postfazione, la vicenda di una donna, Margot Folke, che soltanto quando era ormai prossima alla morte, rivelò di essere appunto stata una assaggiatrice per il Führer. La Postorino quindi si incuriosì moltissimo a questa donna e avrebbe avuto il desiderio di intervistarla, se non che seppe poi che la donna era morta e di conseguenza, per rendere omaggio a questa figura storica che per tutto il corso della sua vita aveva tenuto dentro di sé questo enorme segreto, decise di scrivere questo romanzo e dare voce appunto alle assaggiatrici, quelle figure storiche di cui finora non si sapeva pressoché nulla, che assaggiavano i pasti del Führer mettendo a rischio la propria vita. Io non posso che consigliarvelo perché è stata veramente una lettura tra le più belle finora di quest'anno e devo dire che quest'anno di belle letture ce ne sono state veramente molte. Questo è tutto quello che avevo da dirvi sulle assaggiatrici di Rosella Pussorino, che vi consiglio veramente tantissimo, e quindi fatemi sapere se lo avete letto, che cosa ne avete pensato. E noi ci vediamo prossimamente al prossimo video. Ciao!